Quando Aldo gli ha detto che avrebbe fatto di tutto per farlo tornare. Ma lo sai, Michele deve sentirsi motivato. Non fa mica l'impiegato di banca. Ma che ci avrete contro sti bancari? Li chiamate sempre in causa. Guarda che non è un lavoro facile. Che cos'è un parente bancario? Certe volte vorrei che Michele lo fosse. Avesse un obiettivo concreto. Capirei. Ma sinceramente mi sembra un salto nel vuoto. Una pazzia. Lui. Ah, Ale, sei qua. Ho trovato la tua chiamata sul telefonino. Mio marito e a questa grandissima attrice che ha recitato la parte della brava ragazza per insinuarsi in casa mia approfittando della mia buona fede. Silvia, non mi sembra il momento. Zitto! Stai zitto! Finora hai fatto quello che volevi. Ora sono io che decido. Tu non vai da nessuna parte. Tutti devono sapere chi sei veramente. Ti sei divertita con mio marito? Dillo! Ti sei divertita! Puttana! Aspetta! Ancora non ho finito. Che c'è? Ti vergogni? Lasciami stare. Tu sei completamente fuori di testa. Raccontalo a tutti, eh? Da quanto tempo lo facevate? Due mesi, tre mesi, quattro. Ti ho detto lasciami stare. E dove lo facevate? A casa mia, nel mio letto, mentre mia figlia dormiva nell'altra stanza. La smetti con questa sceneggiata? Non vedi che figura ti stai facendo davanti a tutti? Hai ancora il coraggio di parlare? Figlia, ti prego. Non mi toccare. Va bene, però calmati, adesso basta. Basta. Io con te ancora non ho cominciato. Visto che la signorina si vergogna, me lo vuoi dire tu da quanto tempo mi tradisci? Eh? Andiamo tesoro, vieni a casa, vieni. Dai Silvia, stanotte a dormire noi. Guardatelo mio marito. L'uomo tutto d'un pezzo. L'esempio della lealtà. Sempre pronto a giudicare gli altri. Il grande lavoratore. Rimane in ufficio fino a tardi. Racconta a tutti che cosa fai in ufficio con quella sgualdrina. No, per favore, per favore, forse è meglio se te ne vai. Sì, è meglio. Vattene anche tu, forza, abbracciala. Intanto ti giuro sulla testa di mia figlia che in casa mia non ci metterai più piede. Adesso io te faccio. Non mi toccare. D'accordo, non ti tocco. Però io e te andiamo in ufficio e parliamo con calma, da soli. Non mi toccare. Pensa se a Michele fosse successo qualcosa nell'incidente. Pensa a come ti saresti sentita. Benissimo. E forse non l'avete capito, ma per me Michele non esiste più. Sarei felice di vederlo morto. Capito? Morto.